30 fumetti in 30 minuti. Il giorno doveva arrivare. Abbiamo fatto il video 10 fumetti in 10 minuti. L'avete visto? Beh, chi non l'ha visto, ve lo metto in descrizione. Qua c'è solamente la foto. Però oggi voglio provare a fare 30 fumetti in 30 minuti. È una cosa impossibile. Io già non riuscivo a fare 10 fumetti in 10 minuti. Già quella era un'impresa incredibile. Perché sono abbastanza lento a disegnare. Però oggi mi sono fatto allora lo storyboard, come al solito, una sceneggiatura, possiamo dire. Li farò in digitale, ecco, digitale con la Apple Pencils. Però oggi c'è un improvement, un miglioramento rispetto alla volta scorsa, perché mi sono già fatto una base. Eccola qua, perché la volta scorsa avevo perso molto tempo anche a fare i quadratini dei fumetti, perché ricordiamolo, 30 strisce in 30 minuti, quindi devono essere anche 30 battute, devono anche far ridere. Sarà un po' difficile. Io ci ho provato, ragazzi. Io ci ho provato a fare battute che facciano un po' ridere. Però, allora, devono essere molto rapide, quindi sacrificherò molte cose. Ho scritto troppo. La volta scorsa alcune battute sono diventate terribili, quindi mi sono già fatto la base. Devo solamente riempire 30 minuti esatti, un minuto a striscia. Ci sono fumettisti che hanno già provato questa sfida riuscendoci. No, ma oggi ce la facciamo. La pencil è carica al 100%, l'iPad... No, una piccola cosa tra parentesi. Ovviamente non voglio che questo video sia lungo 30 minuti, quindi alcune parti le velocizzo, però non faccio tagli durante la sfida. Un secondo. Leggo almeno la prima, perché sennò non mi ricordo niente. Potevo anche far finta di non essermi iscritto niente, potevo anche dirvi: mi invento tutto al momento, così magari qualcuno poteva dire: wow, che genio, incredibile. No, in realtà io ho una memoria spaventosa. Inutile dire che influiva sui voti scolastici delle interrogazioni orali, però non parleremo di questo. Ultimo respiro. Mi si spaccherà il polso. Va bene, via. Ha inizio ufficialmente la sfida di disegno, quindi cosa aspettarsi da questa parte di video? Allora, un po' di time lapse, dove io ovviamente disegno questi fumetti discutibili, e alcuni intervalli in cui commentiamo in maniera aspra i risultati dei nostri lavori. Si capisce quello che c'è scritto, ragazzi. Allora, Giordano che risolve l'arcano, mi si è rotto l'orologio da polso, arrivo, wow, un cucù del 700, ma tu non risolvevi arcani? No, adesso, le prossime non posso leggervele tutte perché perdo troppo tempo, però cerco di scrivere bene, ragazzi, però il tempo stringe moltissimo. Intanto come posso ingannare il tempo, a parte la musichetta di sottofondo, il tappeto musicale? Beh sì, iscrivetevi, pollice in su, mettete like a questo video, grazie mille, perché gli artisti vivono, sì, grazie ai like, lo so, vabbè, è una teoria nuova, abbiate pazienza, comunque grazie, mi supportate. Io allora chiarisco per chi non mi conoscesse che io so disegnare un po' meglio di così, però non c'è tempo e quindi il problema è questo, che i disegni sono leggermente abominevoli. E chi è arrivato a vedere il video fin qui? Niente, no, è troppo presto, quindi diamocelo più avanti, il messaggio o l'emoji da mettere nei commenti. Adesso un pochino troppo presto, sarebbe troppo facile. Noi non vogliamo la strada facile, vogliamo lavorare duramente verso la strada più difficile, perché si sa che faticare porta poi a successo e non faticare porta. Ok, ci siamo capiti. Lasciamo spazio al sottofondo musicale, che oggi sarà un'aria classica. Non so ancora quale, decidiamo. Vabbè, questa qui. Dieci fatte, vediamo quanto tempo ho. No, non ce la faccio. Io devo accelerare moltissimo. Adesso vi chiedo scusa. D'ora in poi faranno ancora più schifo. Lo so che può sembrare difficile, ma ce la possiamo fare. Nel senso di far più schifo. Comunque va bene. Vediamo se sto recuperando. Magari ce la faccio. Magari recuperiamo. Fine. Si capisce che è un fine. Fine. Dovrei essere a 10 minuti.
Vediamo, se accelero molto, molto di più. Qua dovrei fare uno squishmallow, però mi sa che devo fare una roba un pochino poco adatta. Ecco, farò qualcosa del genere. Ultime 10. Ok, che forse ce la facciamo. Mettete like, ragazzi, per salvare il mio posto. Like. Qua c'è scritto l'uomo che non deve chiedere mai. Ogni tanto vi dico cosa c'è scritto perché capisco che sia difficile. Qua c'è scritto: oh no, per sbaglio ho creato un dizionario di greco. E qui ci sarebbe il dizionario, però facciamo un po' di lavoro anche di immaginazione, no? Qua c'è scritto Avengers il film. Ormai devo dirvi tutto perché non si capisce più niente. Quante me ne mancano? Un po' tante, me ne mancano 6. Quanto tempo ho? 5 minuti. Due minuti e quarantotto. Ragazzi, incredibile. No, se ce la faccio è la prima volta in tutti questi anni, in questi 2 o 3 anni che ci provo. Ultima striscia. Ultima. 1 minuto e 46, ragazzi. Ultima striscia. Sì. Incredibile. Primo video in cui ce la faccio. È incredibile. Sì, la qualità lascia un po' a desiderare. Ecco. Stellare. Ragazzi, io oggi lo sentivo. Hai capito che oggi lo sentivo? Io oggi lo sapevo che ci sarei riuscito. Infatti mi sono impegnato. Sapete cosa mi ha salvato? Farmi la base. Perché l'altra volta ho perso per poco. Mi pareva per poco, non mi ricordo bene sinceramente. Ed erano pure 10 in 10 minuti. Stavolta 30 in 30 minuti. Ho un po' di mal di testa, però va bene, perché finalmente siamo riusciti a coronare questo sogno. Questo video è stato ricorrente in questo canale, sempre di 10 fumetti. Oggi ho detto no. Oggi 30. Io vi ringrazio per chi è arrivato fin qui. Facciamo così, come fanno alcuni, non so bene chi. Scrivete nei commenti, no, mettete la faccina, quella che fa festa, questa qui. Così capisco che siete qui con me. Oggi è il 1° maggio, inauguro il mese di maggio con questa vittoria. Questa vittoria che consacra non lo so neanche cosa, però sono contento. Questa qua è il risultato. Non si vede niente. Vi metto il risultato qua in sovrimpressione. Bene, io spero che, a parte adesso sto facendo degli sproloqui perché sono partito completamente. Se volete altri video del genere di disegno o altre sfide di disegno che io non conosco, perché io non conosco molto l'ambiente di queste sfide da YouTube, però se avete idee scrivetemele qua sotto che le provo di sicuro. E mettete like, supportate il mio polso con 596.000 like. Se arriviamo a 7 miliardi di like, metterò su Instagram questi fumetti finiti bene, belli colorati, belli fatti nella maniera giusta, insomma, come di solito faccio. Quindi va bene, basta. Ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana. Ciao.